Regà, quest'oggi siamo qua tornati su Brawl Stars, siamo già in partita. Andiamo a prendere il primo drop del giorno intanto. E oggi parleremo di diverse cose, perché ci hanno ufficializzato la data del Brawl Talk. Oltre a questo è iniziato l'evento del Mega Salvadanaio, ma questa volta ce ne saranno ben tre di fila. Quindi insomma, sta settimana sarà molto corposa su Brawl Stars, ma di questo ne parleremo meglio tra poco. Adesso qua cerchiamo di vincere, che è la cosa che a noi interessa di più. Tu, amico mio, potresti andare senza problemi, secondo me. Forse il gol lo fa. Non credo. Però potrei in realtà usarti un gadgettino. Madonna santa, il Grom proprio ora si è messo in mezzo. Però forse il Grom mi conosce in realtà. Che è uno snipe tattico. Andiamo a fare gol. Ok. Se il bro mi conosce, ben venga, che te ne posso andare a dire. Bella per lui. Meno che non conosce uno dei miei compagni. Mai dire mai. Chi lo sa. Vabbè, direi che abbiamo vinto senza problemi. Qua bro basterebbe che tu vada dritto per dritto. Non so perché sta temporeggiando. Vai Rosa, ce la puoi fare. Dritto per dritto e passa la paura. Come ha fatto il Corvo a buttare giù una rosa? Non si sa, ma questa è un'altra storia. Amico Squeak, guarda che dolore pazzesco che mi ha fatto l'amico Squeak. Comunque riusciamo a passare ora? Secondo me non ancora, però se la rosa me la passassi io c'ho una super incredibile. Niente, dobbiamo perdere tempo a caso. Faccio così, no, ho sbagliato. L'ho usata troppo presto la super. Se tante volte riuscissimo a chiudere, caro Rosa, che mi passi il pallone, ci può stare. Io qua andrei dritto per dritto in questo momento. Ah, però stavolta il Grom ha deciso di giocarsela, eh. Va bene, amico Grom, attenzione che il Cordelius ha il pallone. Infatti fa gol, ottimo. Vabbè, partita un po' così. Vado, ogni modo, attenzione perché il primo drop c'è. Vuoi vedere che oggi si scula? Beh, sicuramente non adesso. Un bel raro con le monete, classico. Nel negozio cos'è che abbiamo? Anzi, direi novità. Vabbè, ci sta che non ce ne siano. Alla fine tutte le novità sono uscite con la skin di San Valentino, quella di Jessie. Nello shop di regali giornalieri nulla di che. Per il resto ovviamente vi ricordo codice Raxor se volete supportarmi. E per il resto, se andiamo nelle notizie, abbiamo qua evento della Piggy Week. Molto bella anche l'immagine, tra l'altro. Se noi ci andiamo abbiamo la spiegazione. La settimana del salvadanai è qui. A partire da oggi avremo 3 mega salvadanai speciali consecutivi, come vi stavo dicendo, per riscaldarti in vista del prossimo Brawl Talk, ovvero il 24 febbraio. Quindi oggi che vedete il video è il 17, prossima settimana, prossimo sabato. Non so se sarò in live, però o live o video, comunque una delle due cose, uscirà in tempo reale. Sapete che sono anche partner Supercell, quindi arriveranno anche in seguito tutti i vari sneak peek con i brawler, skin, varie eventuali novità che ci saranno. Quindi mi raccomando, restate sintonizzati con intanto bel like al video, poi iscrizione con campanellina, mi raccomando. A parte questo, dopo troviamo la spiegazione su questo evento dei mega salvadanai e dice: ognuno di questi avrà la propria modalità di gioco e modificatori diversi l'uno dall'altro. E oltre a questo ci saranno anche 20 per risorse che si svolgeranno contemporaneamente ai mega salvadanai, quindi tutti vincono. Si può dire che i bro di Brawl Stars durante questa settimana vogliono proprio tenersi incollati, ed è giusto. Quindi il programma qual è? Abbiamo il 16 febbraio, a partire da ieri dunque fino al 19-20, con il mega salvadanaio di Foot Brawl più pioggia di monete. Quindi cosa vuol dire? Adesso devo ancora giocarlo il mega salvadanaio, però immagino che l'unica modalità disponibile è solo Foot Brawl, anche se qua nell'elenco c'è anche altra roba, perché. E anche l'evento pioggia di monete, come scritto lì, dove ogni punto XP che riceviamo dalle battaglie, cioè questi qua, l'XP della mischia, ognuno di questi vale una moneta. Nulla di incredibile, però qualche monetina, se a voi servono, non come sottoscritto, che giusto qualche moneta di troppo forse. Poi finito questo, subito dopo ci sarà un altro salvadanaio dove in teoria si gioca solo KO, e in più ci sarà anche il raddoppio XP, che anche qua se siete indietro con il pass vi conviene spingere in quei giorni. Finito quello arriviamo al 24, mega salvadanaio con tutti i modificatori. Credo che sia il mega salvadanaio classico, oppure tutti i modificatori saranno nella stessa partita. Mi sembra un po' esagerato così, però potrebbe anche starci. Più maestria 100% anche in questo caso, non è male. Vi ricordo che al di là dei vari titoli che, ok, possono interessare, ma c'è anche questo cammino nella maestria con varie oro, punto energia, che posso anche andare a riscattare. Mannaggia a me, chissà quanta roba ci avrò da prendere su tutti i brawler. Ad ogni modo, non male. E poi il 27, beh, sarà finito l'evento. Non male come evento, tra tutti i mega pig più i vari bonus, il vostro account dovrebbe ricevere un boost che, insomma, non è male. In più ci sarà anche un giveaway per i club, perché alla fine di questo evento 100 club che hanno partecipato ad almeno uno di questi
questi mega salvadanai. Penso che letteralmente intenda almeno un membro del club deve fare almeno una partita. Molto easy dunque, e tutti i membri di quel club riceveranno un Brawl Pass Plus per la prossima stagione. Sono parecchi, 100 club con in teoria 30 membri, ovviamente nel caso in cui il club fosse pieno. 100 per 30 sono ben 3000 Brawl Pass Plus. Non è facile, ci sono una valanga di club, però dai, già questo rispetto al milione di gemme che c'era nello scorso giveaway è più fattibile, mettiamola così. E dunque vediamo, vabbè, ho già visto 3 volte Foot Brawl, quindi dovrebbe essere solo Foot Brawl. E per forza, se no perché avrebbero scritto evento Foot Brawl? Ad ogni modo, qua andiamo con Spike, va bene, ci può stare. Non capisco perché nella preview però si vedevano altre modalità. Vabbè, dettaglio irrilevante, quello che conta è il succo alla fine. C'è uno fermo, ah no, che è arrivato il Carlo. Però ti devo dire, intanto uno di loro c'è già andato giù e non mi dispiace la questione. Qua la Tara, perché pure la vedo leggermente in difficoltà. Vediamo se con la mia star power incredibile la riusciamo a hittare. Direi che facendo di questo tirata un po' male, però intanto il Carlo l'ho preso. Gadgettino tattico, che ok, non gli avrò dato il colpo di grazia. La Jackie però sta avanzando, vediamo se riesce in un qualche modo a fare il gol. Sì, l'ha fatto, grande Jackie. Molto molto bene. Qua spariamo subito tutto quello che ho. Ok, tanto con spine flessibili qualche bottarella entra sempre. Per il resto ho quasi preso la super, la tiriamo tipo qua. E in teoria Jackie dovrebbe vincere senza problemi. Ok, meno male. Molto bene, vabbè, l'evento direi che lo continuo poi con i miei mate. Ora direi di andare col nostro Mr. P in sopravvivenza. C'è anche una missioncina, sia con Mr. P che in showdown. Vincendo questa ci sarebbe anche il droppettino, per cui vediamo se ce la facciamo. Allora, cara Maisie, precisamente il tuo piano qual è? Perché tu vuoi venire da me effettivamente, si vede che sei propensa. Però è anche vero che c'era un Colt che ti stava provando a dar noia. È anche vero che tu vai da tutt'altra parte adesso. Ah, c'è anche qualcun altro, credo Bea. E a sto punto che fai? Non vai a insistere sempre su... certo che insisti, guarda che bello. Però un colpettino, anzi due in realtà. Io con la parete non ho problemi, infatti ci vai giù tu. La super la posso tirare, direi, senza problemi. Qua, sì, ci può stare, qua c'è qualcuno. No, sì, in realtà ho visto un Beryl. C'è anche la Bibi, lascia stare la mia torretta, non ci provare. Non so da che andare, perché abbiamo una vasta scelta. Il Beryl potrebbe essere molto pericoloso se prende un'altra super. Giustamente tutti devono rompere la mia torretta, ma nessuno ci riesce. Godo, godo Bea, che tu eri uno di questi. Siamo sesti, abbiamo bisogno ancora di qualcos'altro per il droppettino. Vabbè, Bibi penso che vita lunga non ne abbia. E ok, Bibi, senti un attimo. Ok, a posto. Però, nel senso, sì, rote e mi spari, che è sta storia. Il Colt, però, che volevo fare il Colt. Ma il Colt l'ho tipo devastato. Bro, che dolore pazzesco. No, ma ha fatto. Però sono arrivato quarto, o almeno credo. Ok, vabbè, vabbè, lo stesso, dai. Fino a quando si vince, c'è il droppettino. Ti prego, non un altro raro, invece un altro raro. Che sbocco, ragazzi. Io comunque ne farei un'altra con Mr. P. Sto quarto posto, non mi è piaciuto. Quindi, con tutta la calma di questo mondo, no, andiamo subito a fare la Jessie. Quale calma. Sì, amico mio, una kill così bellissima. Vabbè, ringraziamo, ci ha pure lasciato il power up così. E si gode, occhio al Bo. Lo so che tu vuoi venire addosso a me, ma ti devo dire, Bo, che in realtà ci può stare, sai, perché tanto tu tra poco ti nasconderai dietro le pareti, oppure mi nascondo io, va bene lo stesso, io ti riesco comunque a colpire, quindi nel senso va bene, no? Tu insisti, ti butto la torretta, almeno come scudo più che altro, no? Non mi interessa fare chissà che, se poi ci rimangono in vita anche i miei bro. Ma tu, caro Bo, non è che puoi far tanto arrivati a questo punto, infatti ci vai giù. L'ho leggermente rischiata forse qua, ma ad ogni modo è andata, questo è quello che conta. Siamo però ancora settimi, questione power up ottima, per cui sono abbastanza tranquillo. Se riuscissimo a buttare giù l'energetic sarebbe fantastico. A parte che di power up abbiamo tutti 4 in sta lobby a quanto pare, ma vabbè. E che faccio? Aspetta, perché l'energetic non ne vale la pena adesso. C'è il corvo là sotto e ok, però ce n'è un altro pure qua. Forse mi conviene cambiare zona e andare dall'energetic, anche se non ho idea di dove sia andato. Però dovrebbe essere camperato qua, no? Può essere mai? A quanto pare sì. Là perché c'è il corvo, infatti. Raga, non lo so perché... Oddio, il corvo però l'ho tipo distrutto, bellissimo. Infatti ci vai giù. Arrivati a codesto punti posso prendermi questo spot. Attenzione al mico, che lui potrebbe essere un po' scomodo. Ah, c'è uno stu, E che fai? Anche il Mortis, oddio, bellissimo. Guarda, ti devo dire che arrivati a questo punto e che fai? Non lo... puntare al primo posto non lo so, però sai, è difficile. Il bro è messo molto bene. Oddio, anche vero che bastano 2 colpi. Puoi anche essere messo bene con i power up, però vinco io, va bene
così. E vi ho detto io che il quarto posto di prima era un po' così, no? Ok, siamo all'ultima partita e io direi che qua con Miko possiamo fare grandi cose, forse. È anche vero che per come siamo spawnati, purtroppo no. Prendo la palla, la passo di là, me la vado a riprendere. E ok, vediamo se in un qualche modo qua riusciamo a passare più o meno indisturbato. Non passo indisturbato, ma tipo mai nella vita. Però la rosa la buttiamo giù intanto. Qualcosa, esattamente questo, bravissimo amico mio. E devo trovare il modo per passare, forse così vediamo. Non proprio. Però non è ancora male l'azione, diciamo. C'è soltanto rosa, se per assurdo dovesse arrivarmi sto pallone incredibile. Tu cara rosa, vacci giù, porca miseria, ok. Però io non passo purtroppo in questo momento. Non passo per niente. Faccio così, faccio... Non faccio niente. Vabbè, la super la usiamo subito. Questa ci può stare. Andiamo addosso a loro due insieme. Oddio, bellissimo. Oddio, bellissimo. In luce, sono in luce. Dove ce la possiamo fare? Buttarlo giù. Ok, Velociraptor, vai, 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 vai. Muoviti che ce la puoi fare, forse. C'è la rosa, d'accordo. Però il buchettino, no, niente. Cos'è, mi ha preso poi il Dynamite col gadget pure. Non ho visto bene, ma direi di sì. Colt va di overdrive e fai bene a questo punto. Il pallone, perché è di là. Ok, veloce Rax. No, non l'ho preso. Vabbè, ok, va bene lo stesso. Pensavo di aver preso il pallone, ma se il risultato è questo, va bene lo stesso. Qua nuovamente posso farti così. Ah, beh, no, mannaggia, non sono riuscito a fermare il Dynamite. Però c'è il Colt. Devo andare dritto per dritto e passa la paura. Ok, ti prego, non un raro per chiudere. A quanto pare mi dai il raro per chiudere. Vabbè, ci rifaremo forse con il mega salvadanaio. Chi lo sa. Che poi attenzione, domani dovrebbe uscire il video dove vado ad aprire tutti i drop leggendari del calendario lunare che c'è appena stato, no? Quindi mi raccomando, restate sintonizzati che forse ne vedremo delle belle. Per il resto un bel like, più vabbè anche iscrizione, campanellina, fondamentali. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.